caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Trovo le parole di oggi ricchissime di spunti di riflessione. Mi hanno molto colpito perché trattano in modo così limpido ed esatto un tema piuttosto scivoloso, sdrucciolevole, quale quello del pacifismo. Da un certo punto di vista, infatti, chi non si definisce pacifista? Chi è che vorrebbe la guerra tra gli stati? Chi è che vorrebbe lanciare armi nucleari verso il presunto nemico? Nessuno. E infatti quando avvengono momenti di tensione internazionali, ecco che tutti iniziano a stracciarsi le vesti e a cospargersi il capo di cenere, gridando al pacifismo, all'unione universale, all'amore tra tutti i fratelli planetari. Poi ci accorgiamo che tra di noi siamo tutt'altro che pacifisti. Ci professiamo pacifisti verso il mondo quando la cosa non è che ci riguarda più di tanto e in fondo cosa ci costa professarsi pacifisti. Ci si dà una bella lavata di coscienza e siamo belli che a posto. No, il problema è quando riguarda noi, la nostra vita quotidiana, le nostre relazioni con gli altri, che allora il termine pacifismo diventa piuttosto problematico e poco professato e soprattutto poco praticato. Ne abbiamo parlato in maniera indiretta quando un paio di giorni fa abbiamo raccontato di Haleakala Yulen, del sistema dell'oponopono dell'identità del sé e del fatto che dobbiamo assumerci la responsabilità al 100% di quello che accade intorno a noi e quindi lavorare su noi stessi per cambiare il mondo. La realtà della pace di noi stessi, la pace sia con te, è un'espressione meravigliosamente relazionale. Se fosse presa, concepita fino in fondo, acquisita nel suo significato più profondo, capiremo quanto invece la pace non sia praticata con gli altri. Quanto tendiamo sempre a fare l'opposto di quello che ci dice Ho'oponopono, o nella maggior parte dei casi, la maggior parte di noi, senza dubbio me incluso. Tendiamo sempre a dare la responsabilità, se non la colpa, agli altri, fino ad arrivare ad espressioni del tipo «beh, in fondo, se l'è meritato», «beh, in fondo, se l'è cercata», o ancora «e beh, mi fa sempre arrabbiare, mi provoca sempre». Ed ecco che allora, fateci caso anche nel linguaggio, che è sempre l'indicatore più evidente dell'ipocrisia, ecco che quando iniziamo a parlare delle relazioni interpersonali, il pacifismo lascia il posto a «io dico sempre quello che penso» o a espressioni come «io ti dico le cose in faccia». E tutti coloro che cercano di trovare una mediazione linguistica o delle forme più attenuate di conflitto vengono additati come buonisti. Ed ecco che allora abbiamo una fotografia meravigliosa, schizofrenica, come è schizofrenica del resto la società postmoderna. Dal punto di vista generale o generico ci professiamo pacifisti, poi quando si tratta di entrare nelle relazioni personali facciamo a gara per essere i più duri, i più caustici, i più cattivi. E allora ecco che le parole che vi vado a leggere penso siano davvero stimolo di riflessione sul significato quotidiano, minimalista, umano, di essere pacifisti, sul senso non soltanto religioso, ma direi civile, civico, di essere pacifisti, con la consapevolezza che soltanto attraverso il pacifismo, cioè l'essere in pace con l'altro, e finché non si è in pace con se stessi non si può essere in pace con l'altro. Questo è un mio appunto a margine, una mia nota a margine. Quindi cosa bisogna fare dal punto di vista conscio?
Sforzarsi, sforzarsi, sforzarsi di non essere aggressivi, sforzarsi di essere tolleranti, sforzarsi di essere comprensivi. Questo è il significato del pacifismo di Karl Rahner, un teologo gesuita tedesco che riassume quanto qui detto in queste bellissime parole. Siamo pacifisti solo quando non disprezziamo gli atteggiamenti e gli sforzi degli altri con grossolani e declassanti giudizi facili da evitare. Siamo pacifisti quando abbandoniamo il nostro modo di pensare fatto di luoghi comuni. Siamo pacifisti quando cerchiamo di scoprire, dietro le parole, il concetto sul quale siamo forse dello stesso parere. Siamo pacifisti solo se confrontiamo noi stessi con gli ideali degli altri, secondo le possibilità reali. E siamo pacifisti quando non difendiamo il nostro prestigio sociale e quando combattiamo in modo leale e corretto, anche se questa correttezza dovesse diminuire la possibilità della nostra vittoria. Queste sono le parole di un grande pacifista. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.